Dai, però, cioè, sono qua da mezz'ora ad aspettarti. Madonna mia, Incominciamo? che peso, che sei? Ma non lo so, ma sono qua, visto? 2 minuti e partiamo. Benvenuti alla seconda puntata di Novitizie. Incominciamo subito? Subito, subitissimo. Va bene, allora. Chi sei? Com... Aspetta, chi sei? Io sono Fabio. Ah, ok, sono Francesco. Va bene, incominciamo allora subito con l'argomento di questa puntata, che è il cibo. E soprattutto lo spreco del cibo. Incominciamo però dicendo che questa volta l'Italia si classifica tra i paesi più virtuosi. Parlando di quest'anno, in realtà del 2020, possiamo dire che lo spreco del cibo è diminuito dell'11,7% rispetto al 2019. E questi dati ci sono stati dati da Waste Watcher International Observatory on Food and Sustainability. Sì, però alla fine, cioè, si può anche dire che non è solo un trend dell'ultimo anno, così casuale. Cioè, ormai sono 10 anni che l'Italia davvero sta andando sempre meglio. Cioè, negli ultimi 10 anni abbiamo diminuito lo spreco del cibo del 25%. Cioè. Esatto, siamo stati molto bravi, però sprechiamo ancora quegli alimenti un po' deteriorabili come la frutta, la verdura, il E quelli pane. tipo che non è che si impacchettano e scadono nel 2036. Esatto, come i buon di Motta Che che li puoi schifo. mangiare anche dopo 20 anni. E quindi ci sono questi cibi qua che non riusciamo ancora ad essere bravi a non sprecarli. Infatti, seppur abbiamo salvato 22.000 tonnellate di cibo quest'anno, purtroppo ne sprechiamo ancora tanto, sia nelle case di tutti gli italiani, nella vita quotidiana, infatti ne sprechiamo più di 1,5 milioni di tonnellate, ma se aggiungiamo il cibo che viene sprecato dalle filiere della frutta e della verdura e del pane, arriviamo a 3 milioni e mezzo di cibo. Ovviamente non solo frutta, verdura e pane, ma anche tutto il resto del cibo che va in scadenza. Oh, non si può essere perfetti. Cioè, Certo. non siamo perfetti, ma ci paragonano alla Nuova Zelanda. Cioè, ti rendi conto? Alla La Nuova Nuova Zelanda. Zelanda. Tu sai dov'è la Nuova Zelanda? Non lo so dov'è, però è a nord, quindi di solito i paesi del nord sono bravi in queste E vai cose. così con questi bei luoghi comuni. Molto bene. Essendo che non siamo perfetti, possiamo farci aiutare. E incominciamo a parlare di tecnologia. La tecnologia che in quest'anno ci ha aiutato molto. In quest'anno di pandemia, le Ne abbiamo già videochiamate, i parlato computer. comunque l'altra volta, alla fine. Esatto, la tecnologia ci viene sempre un po' incontro. E parlando di tecnologia, parliamo ancora una volta di startup, perché vogliamo parlarvi di Too Good To Go, che è una startup danese che ormai da qualche anno sta spopolando in Europa. Infatti, questa applicazione ha ormai più di 7.000 strutture che si sono associate a questa applicazione. Adesso andiamo a vedere meglio come funziona questa applicazione. Questa app, una volta che ti sei registrato, ti chiede di pagare una piccola somma di denaro, tra i 5 e i 3 euro, e poi ti spedisce una Magic Box. Che cavolo è una Magic Box? Allora, hanno usato questo nome bellissimo per intendere che mettono dei cibi in scadenza o comunque magari che sono brutti alla vista, che nessuno vuol comprare, li mettono in queste scatole magiche un po' a caso e li spediscono a coloro che hanno fatto
hai accesso nella loro applicazione, a te arriva questa fantastica Magic Box, la apri e ci sono dentro le sorprese. Cibi. Sì, non scegli davvero quello che stai andando a comprare, è un prezzo irrisorio per le cose che ci sono dentro, andresti a pagarle 10-20 volte tanto, però essendo che non le scegli, comunque sono, diciamo, degli scarti, te che fanno pagare molto di meno. Ma cioè, fammi capire, c'è, nel senso, c'è una persona addetta a capire se, a dire, tu cibo sei bello, no tu sei brutto. No, allora, le filiere, le grandi filiere del cibo, come la frutta e la verdura, scartano quelli che sono i frutti troppo piccoli o troppo grandi, perché comunque sono meno vendibili e quindi Magic Box, capito, capito, con Tugutugo ce li spedisce, e fino ad adesso sono stati salvati quasi 1,5 milioni di pasti. Ma queste applicazioni non sono sviluppate solamente in Europa, ma anche dall'Oriente arriva un'applicazione adesso attiva solamente in Giappone, di un giapponese che ha presentato al Salone del Gusto di Torino l'applicazione Tabete. Non so se si dica così davvero in giapponese. Tabete. Questa applicazione permette un pochino, anche come Too Good To Go, di salvare dei pasti, ma lo fa in un modo un pochino diverso. Infatti racchiude un po' tutte delle filiere in Giappone, sono più di 65.000 pasti che vengono sprecati e vengono rigirati da questa applicazione alle famiglie che ne hanno più bisogno, quindi unisce anche un po' la parte sociale. E l'obiettivo di questo sviluppatore giapponese è quello di arrivare ad avere una valenza a livello nazionale e cioè, quindi hanno comunque degli obiettivi molto... Sì, hanno un obiettivo molto alto, è partito da poco, è stato presentato al Salone di Torino, anche se in realtà non c'è stato fisicamente a Torino per colpa del Covid, però le aspirazioni sono molto alte. Bello. Però anche i nostri amici americani si sono mossi verso questa nuova frontiera del risparmio, del cibo, della sostenibilità. Infatti il Dipartimento federale degli Stati Uniti per l'agricoltura ha sviluppato anche lui un'applicazione. Questa applicazione, Foodkeeper, permette di andare a vedere quando andrà a scadere un prodotto, perché si sa, no, si comprano le cose e poi magari non sai se metterli nel frigo oppure se è meglio lasciarli fuori in determinati momenti dell'anno. Sì, ci sono proprio tipo delle lotte, ci sono dei conflitti tra le mamme, perché c'è chi dice no, questo va nel frigo, no, questo va nel freezer, no, questo va fuori. Esatto, tipo il dado, poi tipo, il dado esatto. Non scade. Comunque questa applicazione ti dice quello che quando andrà a scadere il prodotto che hai messo nel frigo e ti ricorda quando il prodotto sarà in scadenza, ti consiglia magari di mangiare la frutta entro 2 o 3 giorni, oppure se è la mela che puoi lasciarla lì tanto tempo. Comunque sono cose non scontate che andranno a comunque ad aiutare le persone che scaricano questa applicazione, per ora solo per gli Stati Uniti. Bellissimo. Bello. E continuiamo allora. Continuiamo a parlare di sostenibilità, perché le notizie sono spesso sostenibili. Ah, tocca a me in questo momento. Ah, sì. Direi di tocca sì. A me. Ah, cambiamo un po' argomento. Parliamo sempre di sostenibilità, ma parliamo di energia. Quindi partiamo con una notizia dell'ultimo periodo, cioè che l'Italia ha acquistato 6 treni ad idrogeno per la ferrovia di Trenord Italia, e che saranno consegnati poi nei prossimi 36 mesi con una spesa di 160 milioni. Abbiamo speso un sacco di soldi. Sì, soprattutto comunque per dei treni assurdi, bellissimi, super innovativi, con davvero uno scopo fantastico, su delle ferrovie che non funzionano neanche con quelli elettrici. Ma vabbè, questo no, stiamo parlando di Trenord, però non si può dire. Esatto. Ma
Da cosa è nato un po' questa, questo acquisto? Cioè, l'esigenza è nata, diciamo, negli ultimi, dall'inizio del Covid. Allora, in realtà c'è sempre stato un po' il problema del clima, Direi di sì. Se fosse solo da un anno che abbiamo il problema del riscaldamento globale. Però abbiamo sempre fatto finta di niente. Nel momento in cui è arrivato il Covid, diciamo, l'economia a livello globale è stata un po', cioè, messa in discussione. Anzi, cioè, proprio si sta ancora vivendo e si vivrà una crisi molto pesante. Per cui si è deciso di ripartire dopo questa crisi, di cogliere questa occasione per ripartire col piede giusto. E parliamo della transizione ecologica, giusto? Transizione, ma quella vera. Cioè, transizione ecologica, ma davvero potente. E uno dei mezzi migliori che si hanno, che si conoscono in questo momento, è l'idrogeno. Anche se non crea pochi problemi, cioè... Esatto, io sento parlare dell'idrogeno da almeno una ventina d'anni, comunque... non ho mai visto sto boom dell'idrogeno. Esatto, mi ricordo anche io quando ero piccolino che avevo sentito qualcosa sull'idrogeno e io ci speravo un sacco, pensavo che fosse una cosa proprio vicina. In realtà poi ci sono tanti problemi. Perché? Perché l'idrogeno, per essere utilizzato, non si trova, diciamo, naturalmente, ok, sulla Terra. Quindi deve essere prodotto. E per essere prodotto c'è bisogno di energia. Quindi prendono l'acqua, una molecola d'acqua. Ma scusa un attimo, non volevamo usare l'idrogeno per produrla l'energia? Esatto, e lì c'è proprio un problema. Cioè, l'idea è cercare di produrre l'idrogeno con costi relativamente bassi e da energie rinnovabili, perché se andiamo a produrre l'idrogeno con cui poi facciamo funzionare le nostre caldaie, le nostre macchine, i nostri treni, ma usiamo delle fonti fossili, a quel punto è anche inutile utilizzare l'idrogeno, a mio avviso. Esatto. E allora, proprio per queste esigenze, l'Unione Europea, il 20 marzo 2020, ha creato un'alleanza di tutti gli stati, con gran parte degli stati membri, praticamente, che si danno come obiettivo di rispettare i patti dell'Agenda 2030, che, diciamo, sono dei patti... Tu ne sai qualcosa? Sì, è un'agenda che è stata fatta proprio per darsi un obiettivo a breve termine. Ormai, esatto, infatti 2030 si intende proprio 2020 e 2030. E niente, per rispettare questi patti, che hanno, diciamo, l'obiettivo di diminuire drasticamente l'impatto sul nostro pianeta, ma hanno anche degli obiettivi proprio a livello sociale, oltre che economico e ecologico. E in questa alleanza, questo mese, no, in realtà qualche giorno fa, è entrata A2A. Tu l'hai già sentito? Ma io ne ho già sentito, mi sembra che è una società per l'energia elettrica, forse. Esatto, il gas. Esatto, si occupa un po' di tutte le questioni ambientali, quindi dai rifiuti, dalla gestione dei rifiuti alla gestione dell'energia elettrica. E diciamo, si sono dati l'impegno tutti i membri, appunto, di questa alleanza, compresa A2A, di investire 10 miliardi a testa per, appunto, lo sviluppo delle tecnologie di idrogeno. E questo è molto bello, perché comunque servono dei finanziamenti, perché senza il dio denaro purtroppo non si può fare, esatto, niente. Esatto, infatti proprio l'idea è che questi investimenti siano solo l'inizio, cioè che questo sia un trend che diventi poi un trend positivo, che li porti a svilupparsi sempre di più e quindi poi abbandonare effettivamente le energie, le fonti fossili che ci hanno portato fino a questo punto. A me sinceramente ha fatto davvero sperare, cioè quest'anno ho visto per la prima volta davvero un passo in avanti concreto, cioè davvero che si riesce a vedere. Perché con questi finanziamenti, comunque, anche se l'idrogeno abbiamo visto che non è così subito la bacchetta magica che risolve tutti i problemi, però investendo dei soldi e della ricerca riusciremo ad avere qualcosa di nuovo su cui mettere le mani. Ce la faremo, anche... io sono davvero convinto che ce la faremo. Bisognerà sudare, ma... Esatto, come tutte le cose. Noi abbiamo finito.
Vi salutiamo. Le novitizie anche per questa volta sono giunte al termine. Esatto, buona cena, perché finirete di ascoltarlo dopo le 6, no? Esatto, ci ascolterete quando magari tornerete dal lavoro. Allora, vi ricordiamo che tra due giorni, no, in realtà sì, tra due giorni, venerdì prossimo. Tra due giorni, venerdì prossimo, naturalmente. Giusto, ci sarà Playlist, la rubrica del nostro amico Berna e Michele. Esatto, ci vediamo tra 3 settimane con la 3ª puntata di Genovitizia. Mi raccomando, non mancate. Ciao a tutti. Senti chi parla.